buona giornata a tutti. Siamo qui a Radio Gamma con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, come ogni giovedì. Quello che avete sentito all'inizio è la nostra sigla, quello vedremo se siamo riusciti a registrarla bene, se non la riregistreremo. Ricordo che non prendo telefonate per la prima mezz'ora, 40 minuti di trasmissione, e ci scusiamo con chi sta tentando di telefonare. Sono qui insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, c'è anche Luigi sempre dell'Istituto. E oggi stavamo aspettando anche la nostra amica che non è venuta, probabilmente starà telefonando, ma anche a lei non rispondiamo. Un pezzo di musica che avete sentito è musica di Grieg, che è dell'opera del Peer Gynt, ed è il passo particolare in cui Peer Gynt è nella stanza del re Troll e vuole sposare la figlia del re, e per sposare la figlia del re gli si chiede di mettere la coda, in pratica gli si chiede di mettersi in ginocchio. Naturalmente Peer Gynt rifiuta e fugge dal castello. Siccome mi è piaciuta moltissimo questa scena, ho messo questa musica. Staremo a vedere se magari poi la cambieremo. Cosa dici, Francesco? Beh, è una bella musica. Cambieremo. Se no, comunque possiamo sempre cambiare. Possiamo sempre cambiare. Non abbiamo come la musica, ci sono tantissime idee, di conseguenza possiamo sempre scegliere quello che ci è più simpatico, o è più bello, quello che è più vicino. Al di là dei monoteisti che hanno sempre la solita musica. In teoria potremmo anche cambiare musica, idee in qualsiasi momento, no? Tanto non siamo legati all'uno come monoteisti. Esatto. Bene, trasmissione di oggi. Allora, due precisazioni. Abbiamo ricevuto due lettere che ha fatto molto, molto piacere. Anzi, una in particolare, ed è la lettera di Elio Girelli. Di Elio Girelli noi abbiamo già letto due libretti. Uno è L'Ateo e l'altro è Le Corna dei Patriarchi. E mi sono piaciuti moltissimo, devo dire. E probabilmente gli telefonerò e andrò a trovarlo. Poi ho ricevuto un'altra lettera da Zero Branco, da tale Renzo di Zero Branco, il quale fa molte domande. Ora, io a tutte quelle domande gli rispondo, basta che mi dia un colpo di telefono, non c'è problema. L'unica cosa che rispondo in trasmissione è quello che lui vuole sapere sulla Bibbia aramaica. Che cos'è la Bibbia? Non esiste una Bibbia aramaica, esistono delle Bibbie tradotte direttamente dall'aramaico. Ogni traduzione è leggermente diversa da un'altra. Per esempio la Bibbia ufficiale CEI risente sia della Bibbia dei 70, delle prime traduzioni, di alcune letture greche, cioè risente di tante cose e in special modo della tradizione della Chiesa. Per cui non è una traduzione fedele, ma è quello che la Chiesa gli interessa che sia fede. La Bibbia tradotta dall'aramaico, anche se comunque edita dai Paolini e con l'imprimatur della CEI, è invece un po' più precisa, cioè è precisa rispetto a dei parametri. La Bibbia tradotta da Diodati, quella dei protestanti, è un'altra versione ancora. In questo tipo di traduzioni gli occhi di chi traduce sono importanti perché variano il significato. Mia figlia mi stava spiegando che in certe proposizioni lasciamo perdere poi la costruzione sintattica dell'italiano, che io non la so, comunque in certe traduzioni quando si legge fuggono per i sacrifici può essere interpretato sia che fuggono per non essere sacrificati o sia che fuggono per andare a fare i sacrifici. Dipende da preposizioni, dipende da complementi, dipende da un sacco di cose, me le ha spiegate ma io non mi ricordo più niente. Per cui gli occhi del traduttore danno un significato diverso a una frase o a un'altra. Questa è l'unica cosa che voglio rispondere. Dopodiché tutto il resto non è importante. Ricordo un'altra cosa molto particolare, che andiamo in onda, cioè vado in onda dalle 7, dalle 19 alle 20 oggi, e come ogni giovedì oltre alla trasmissione normale a quest'ora faremo un'altra trasmissione dalle 19 alle 20. In quella trasmissione leggerò il libro dell'Anticristo e prenderò pochissime telefonate. Un'altra raccomandazione che mi è stata fatta è di cercare di avere telefonate in tema, cioè siccome finora abbiamo risposto a Universo Mondo, mi è stato chiesto, Francesco, di limitare. Beh, anche giusto. Anche perché dopo è difficile rispondere su Universo Mondo. Sì. Cioè, mi ricordo l'altra volta c'era il problema della spazzatura, abbiamo dovuto affrontarlo in maniera abbastanza divertente, però non era un argomento che fosse in tema con la trasmissione. Esatto. Anche se il monoteismo è spazzatura in sostanza, però questo è proprio un discorso finale. È un po' eccessivo.
Bene, pertanto se butterò giù qualche telefonata sarà anche per questo motivo. Sì, io sono pienamente d'accordo con Claudio, quando Claudio butta giù una telefonata come lo facessi anch'io. Grazie Francesco. Allora diamo i nostri indirizzi prima di partire con la trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, ci sono anche sull'elenco telefonico. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Ricordo che l'Istituto pubblica di tanto in tanto dei bollettini brevi che vengono spediti gratuitamente, e un bollettino un po' più pesante del quale, per i soci si può anche averlo con un piccolo contributo. Naturalmente se qualcuno manda francobolli o altre cose sono sempre ben accetti. Anche perché non abbiamo l'8 per mille. No, non solo, ma dobbiamo alzarsi presto la mattina per riuscire ad avere uno stipendio, veramente. Sì, soprattutto non facciamo i preti di professione. Beh, qualcuno lo sta pensando, eh? Bene, andiamo avanti con la trasmissione allora. In questa trasmissione parleremo del XIV secolo, il secolo che va dal 1300 al 1400. Che è un secolo ricco di trasformazioni. Gli episodi da scegliere sono molti, ad esempio l'imporsi dell'etica mercantile. Ricordiamo che il mercante deve solo comperare e vendere, non deve distruggere o condizionare la cultura dei popoli. Lui va dai popoli, cede qualche cosa e in cambio riceve qualche cosa. E né il compratore né il venditore deve essere offeso nella propria cultura. Il mercante è cristiano, ma si guarda bene dall'imporre il cristianesimo nei territori turchi, anche se i tentativi sono in corso. I turchi giungono a Venezia, il fondamento dei turchi per esempio, e le relazioni obbediscono a codici diversi da quelli religiosi, ed è la prima volta che si presenta questo nella storia. Poi abbiamo la guerra dei cent'anni fra Francia e Inghilterra e le varie rivolte contadine dovute alle imposte per mantenere la guerra. Le sempre più forti divisioni all'interno del mondo cattolico, abbiamo lo scisma in Occidente col Papa d'Avignone, non dimentichiamoci mai questo. Noi vogliamo parlare di un effetto prodotto dal cattolicesimo, un effetto che oggi viene nascosto e registrato come un fenomeno normale di quei tempi, mentre noi sappiamo che è il risultato della magia nera cattolica, la distruzione della capacità degli esseri umani ad affrontare il circostante, ad affrontare le variabili. Il desiderio di imporre l'assoggettamento è tanto violento nei cristiani da non permettere nessuna relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Ad esempio, dopo la conquista cristiana della Spagna, uno dei primi provvedimenti fu la chiusura dei bagni pubblici, favorendo il diffondersi della peste e delle malattie. È Tommaso d'Aquino che parla della malattia come dono di Dio agli esseri umani affinché apprezzino gli sprazzi di felicità e di santità. Ringraziate Dio non tanto per la malattia che è il vostro stato di essere, ma per i pochi momenti di benessere che sono il suo dono. Tommaso d'Aquino ha lo scopo di legittimare l'inferno nell'esistenza umana, costringendo gli esseri umani ad essere grati alla Chiesa Cattolica per le briciole che dalla tavola cadono ai cani. Questo passo del Vangelo fa da prologo a questo secolo. Le persone non ci stanno più ad essere grati per le briciole. Nascono i movimenti dei mendicanti, i beghini, che parlano della povertà non tanto per essere poveri, ma perché la ricchezza dei ceti abbienti era la base per la costruzione della miseria. La miseria veniva vista come prodotto della ricchezza o un sottoprodotto della ricchezza, e in quanto tale l'uscita dalla miseria poteva avvenire solo con l'annientamento della ricchezza. E anche questo è un atteggiamento che avviene per la prima volta nella storia. I cristiani avevano distrutto la capacità degli esseri umani di costruire. Gli esseri umani non erano più costruttori, ma servi di un potere che viveva arraffando quanto le loro mani producevano. Non era più un sistema sociale che cercava di fondare se stesso, ma era una massa di individui da rapinare. Questo è il concetto alla base della nascita delle nazioni moderne, come noi le conosceremo fino alla metà del XX secolo. Una nazione tanto più grande, tanto maggiore era il numero di esseri umani da rapinare, da spogliare e da sottomettere. Una nazione non veniva vista come un insieme di individui che fondavano il loro futuro, ma come un insieme di bestiame da rapinare. Questo è il concetto proprio della magia nera, al di là degli strumenti attraverso i quali si diffonde la pulsione di morte. La distruzione dei cristiani era scesa molto profondamente negli esseri umani, non solo rendendoli incapaci da distinguere causa da effetto, ma incapaci di sospendere il giudizio o incapaci di dare una risposta magica all'esistente. Così qualsiasi evento, anziché portare gli esseri umani ad affrontare la vita, li rendeva più deboli svuotandoli.
Nell'antica Roma c'erano i libri sibillini che venivano usati ogni volta che un evento metteva in pericolo il sistema sociale. I libri sibillini indicavano un fare attraverso il quale risolvere il problema del momento. Ogni volta i libri sibillini portavano a Roma a risorgere più grande ad ogni contraddizione, finché non furono bruciati. Gli eventi che arrivavano in Europa erano le pestilenze. Dapprima con i crociati era arrivata la lebbra, ma la lebbra non era virulenta, era sufficiente che il lebbroso vivesse una propria vita, perché la lebbra non si espandesse, ma con la peste non c'era nulla da fare. All'inizio del 1300 abbiamo le persecuzioni contro i lebbrosi e gli ebrei, il cui scopo era quello di appropriarsi delle proprietà. Si accusava qualcuno e lo si rapinava delle proprietà. È una tecnica moderna usata abbondantemente dalla Chiesa Cattolica. I cattolici sanno che senza denaro la loro dottrina è vuota e pensano che così sia anche per gli altri esseri umani. Uno dei provvedimenti legislativi che presero per distruggere il paganesimo fu quello di proibire ai pagani di lasciare in eredità i figli. Così i cristiani sarebbero stati facilitati nel diffondere il cristianesimo, tanto gli altri sarebbero stati poveri. Quando uno è povero, tenta di sopravvivere, non a diffondere il proprio pensiero. E poi, che credibilità ha il pensiero di un povero? Rapinare ebrei e lebbrosi era attività in voga che si affiancava alla persecuzione delle eresie. Normalmente gli eretici erano poveri, mentre i lebbrosi vivevano con una certa agiatezza, mentre gli ebrei, per l'epoca, erano ritenuti ricchi. L'arrivo della peste in Europa cambia le carte in tavola del condizionamento educazionale. Le città si spopolano, il morbo non fa differenze fra ricchi e poveri, le strutture sociali si dissolvono e il condizionamento educazionale viene azzerato. Quando viene azzerato, viene estremizzato. Vediamo un attimino cosa succede in Europa all'arrivo della peste nel 1300. Dalla peste nella storia di William McNeill leggiamo: in gran parte dell'Europa nemmeno la perdita di un quarto della popolazione comportò all'inizio differenze particolarmente durature. Un quarto della popolazione è come se noi, oggi come oggi, in Italia, morissero 15 milioni di persone. Voi pensate che vuoto sociale, che vuoto giuridico e che vuoto di potere esiste alla morte di 15 milioni di persone nel giro di un paio d'anni. Anzi, la forte pressione demografica sulle risorse disponibili prima del 1346 significò che la maggior parte dei posti vacanti verano sotto mano candidati più ansiosi di aggiudicarseli. Solo nelle occupazioni che richiedevano capacità relativamente superiori, fattori o insegnanti di latino, era possibile che vi fosse una certa scarsità, ma il ritorno della peste negli anni 60 e 70 del XIV secolo mutò questa situazione. Si iniziò a risentire gravemente della scarsità di manodopera, sia nell'agricoltura che in altre umili occupazioni. La piramide socio-economica subì alterazioni in modi diversi e in differenti parti d'Europa, e una più cupa atmosfera generale di opinioni e di sentimenti diventò cronica e ineluttabile, quanto la peste stessa. L'Europa, in breve, entrò in una nuova epoca della propria storia, diversificata quanto mai prima, poiché relazioni e riassestamenti seguirono strade differenti nelle varie regioni del continente, ma comunque differenziandosi ovunque dai modelli che erano prevalsi prima del 1346. La peste dunque è un nemico veloce e silenzioso, al quale ci si può opporre soltanto per adattamento, per trasformazione soggettiva, non per volontà di un impotente Dio. La peste non fa distinzione di meriti ecclesiastici, non fa distinzione di classe, anche se misteriosamente alcuni individui sopravvivono, per volontà di Dio o per adattamento soggettivo. Coloro che sopravvivono scoprono che in un istante non sono più sottoposti al terrore ecclesiastico. Il terrore ecclesiastico è stato sconvolto, spesso distrutto, le case sono abbandonate e con esse sono abbandonati tesori e averi. Leggiamo dalla cronaca di quel tempo, sempre dall'Operazione Storica, edita da Mondadori. Stimossi, per quelli pochi discreti che rimasero in vita, molte cose, che per la corruzione del peccato tutte fallirono agli avvisi, previsioni, degli uomini, seguendo nel contraddio, nel contrario, meravigliosamente. Credettesi, accidenti a ste cavolo di lingue, che gli uomini, i quali Dio per grazia aveva riservati in vita,
avendo veduto lo sterminio dei loro prossimi e di tutte le nazioni del mondo, udito il simigliante che divenisse di migliori condizioni, umili, virtuosi e cattolici, guardansosi dall'iniquità e dai peccati e fossero pieni d'amore e di carità l'uno contro l'altro. Ma appena arrestata la mortalità, apparve il contrario, che gli uomini, trovandosi pochi e abbandonati per l'eredità e successioni dei beni terreni, dimenticando le cose passate come state non fossero, si diedero alla più sconcia e disonesta vita che prima non avevano osata, però che, datesi all'ozio, usavano dissolutamente il peccato della gola, i convitti, taverne e delizie, con delicate vivande e giochi, ricorrendo senza freno alla lussuria, trovando nei vestimenti strane e inusitate fogge e disoneste maniere, mutando nuove forme e tutti gli arredi, e il minuto popolo, uomini e femmine, per la soperchia abbondanza che si trovarono delle cose, non volevano lavorare agli usati mestieri, e le più care e delicate vivande volevano per la loro vita, e a piacere si maritavano, vestendo le fanti e le vili femmine, tutte le belle e care robe delle onorevoli donne morte, e senza alcun ritegno, quasi tutta la nostra città scorse alla disonesta vita, e così, e peggio, l'altra città e provincia del mondo, e secondo le novelle che sentirete potemmo niuna parte fu in cui vivente in continenza si riserbasse, campati dal diluvio furore, stimando la mano di Dio essere stanca. In pratica ha detto Dio se gare smentegà, se gare stufà, e gli altri se godemo. Questa è una cronaca di come il potere coercitivo era stato distrutto, non certo per molto, ma sufficiente per spezzare una sequenza, una catena coercitiva, una sequenza di mutamenti di morte. Questa sequenza fu spezzata grazie all'espansione territoriale, ai viaggi, ai traffici. Certo, è crudele la morte di milioni di persone, ma è infinitamente più crudele il mantenere le persone sotto giochi violenti. Scusate un attimo. E orripilanti, chi era morto aveva cessato di vivere nella miseria, o di costringere qualcuno ad essere nella miseria. Chi era sopravvissuto poteva vivere un po' meglio e concedersi quanto nella vita aveva sognato. Ma non c'è solo la reazione, finalmente ci siamo liberati della coercizione, diamoci la gioia. C'è anche l'altra reazione, quella che ricostruisce l'orrore, quella che cerca il colpevole di quanto successo. Il colpevole è il peccato. Gli esseri umani vengono convinti che quanto è successo è dovuto al loro peccato ed ecco nascere, specialmente nel nord Europa, le congregazioni dei flagellanti. Gli uomini non sapevano che pensare né che rimedio porre alla peste. Allora imputavano la colpa a loro stessi e ai loro peccati. Subito il clero fu pronto a dire «Sì, la colpa è vostra». E così grandi masse andarono in giro per la Germania a flagellarsi per punirsi dei peccati. L'attività coercitiva della Chiesa Cattolica era scesa così profondamente che anziché portare gli esseri umani ad affrontare la vita, imponeva loro l'autocolpevolizzazione per riaffermare, anche nell'orrore, la sua autorità. Scusate. Sì, ricordo che siamo sempre all'ascolto della trasmissione di Magia, Paganesimo, Stregoneria, che va in onda da Radiogamma 5. Il nostro numero di telefono, da cui partiranno le telefonate fra poco, è 049 700 700. Se chi vorrà intervenire con telefonate opportune, sarà benissimo libero di farlo e sarà mandato in diretta. Grazie Francesco. Niente. Allora, dove eravamo arrivati? L'attività coercitiva della Chiesa Cattolica era scesa così profondamente che anziché portare gli esseri umani ad affrontare la vita, imponeva loro l'autocolpevolizzazione per riaffermare anche nell'orrore la sua autorità. Il livello di pulsione di morte raggiunto dalla Chiesa Cattolica è tale da distruggere ogni possibilità degli esseri umani di far fronte, sia pur con cose primitive, al fenomeno. Il fuoco avrebbe aiutato ad affrontare il problema. Il fuoco avrebbe reso gli esseri umani più propositivi. Il fuoco avrebbe aiutato loro ad essere determinati anziché subire passivamente il flagello, in quanto si ritenevano colpevoli di colpe inesistenti imputate loro da un miserabile Dio padrone e dai suoi servi. Ma anche se i flagellanti, pur seguendo le pene imposte dai Vangeli, si flagellavano per 32 giorni e mezzo, uno per ogni anno in cui si diceva che Gesù fosse stato su questo mondo, la peste non finiva. Allora corse voce che la colpa fosse degli ebrei, che avevano avvelenato i pozzi e subito cominciò la mattanza.
Ricordiamo come quasi l'intera Inquisizione spagnola altro non è che una strage continua degli ebrei, accusati di collaborare con i musulmani. In realtà i musulmani in Spagna hanno dimostrato un alto grado di tolleranza, almeno nei confronti degli ebrei, cosa assolutamente impensabile per i cattolici. Questo orrore inquisitorio doveva preparare l'ultima grande mattanza sociale, la nascita dell'Inquisizione contro la stregoneria. Uno degli artefici, che sintetizza la paura e il terrore dei cattolici, è Passavanti, che proprio in questo secolo scriverà il suo trattato Lo Specchio. Questo trattato non è un manuale inquisitorio, ma è la summa delle credenze per cui i cristiani si arrogano il diritto di macellare chi non si può e né si deve difendere. Leggiamo un pezzo dello Specchio di Passavanti, preso dalla stregoneria di Abbiati Agnoletto e Lazzati, edito da Mondadori. La terza scienza diabolica sia quella che per la quale gli uomini vogliono sapere o potere che sa e puote il diavolo, e vogliolle sapere e potere fare dal diavolo, dove è da sapere che come il diavolo sempre desidera la perdizione degli uomini, così ha trovato certe vie per le quali finalmente gli indica a perdizione. È fuori le vie comuni a tutte le genti dei vizi e dei peccati, ha introdotto nel mondo una via nella quale molti uomini sono vaghi e con gran diletto v'entrano, non considerando il grande pericolo e la finale dannazione, e che ella mena. E questa è certa scienza e l'arte del che il diavolo ha insegnato e rivelata infino al cominciamento del mondo, e specialmente dopo il diluvio, ad alcuni uomini malefici, a sapere certe cose occulte e potere fare certe cose impossibili agli uomini, che fu quello Zoroaster e Ermete Trimegisto più altri, i quali ne fecero scritture e libri per i quali questa maledetta arte da molti è imparata e chiamasi come generale vocabolo arte magica, che abbia molte spezie, modi e osservanze e riti che danno all'arte nomi speciali, e tutto ciò che per tale arte si dice e fa illecito è da Dio e dalla Chiesa interdetto e vietato. Oltre, leggesi nel libro del re che perché Occozia, re di Israele, mondò all'idolo Acheron per sapere quello che di lui dovesse essere, che era infermo, e Dio adirato contro di lui per quello che aveva fatto, gli si mandò dicendo per Elia profeta: per quello che tu hai fatto, dal letto dove tu giaci non scenderai mai, ma morto ne sarai levato. E così fu fatto. E del re Saul si legge nel libro Paralipomenon che tra gli altri peccati per i quali fu reprobo da Dio e sconfitto e morto da nemici fu perché egli richiese una indovina per sapere quello che dovesse intervenire nella battaglia con i Filistei. La legge divina sotto gravi pene comanda che tal peccato non si commetta, onde dice nel Levitico: anima que declinaverit ad magos et ariolos ponam facem meam contra eam ad interficendum eam. Insomma, l'ho letta da cani, comunque questo: qualunque persona ricorrerà a magi e o agli indovini, io porrò la faccia mia contro a lei a ucciderla. Questo dice Dio, ci provasse. E in un altro luogo, o uomo o femmina che sia, che abbia spirito fittonico o sia indovino, sia morto con le pietre, siano lapidati, e il sangue loro sia sopra di loro. Compagni dei demoni si fanno coloro che usano quest'arte, trovata e insegnata da demoni, con patti espressi o taciti, fatti con demoni, con i quali, come sono compagni nella colpa, saranno compagni nell'eterna pena dell'inferno e del fuoco pernace perenne. Se da un lato gli esseri umani si ribellavano alla coercizione, vivendo al meglio, tanto nel domani non c'è certezza, supponendo che Dio abbia comunque premiato il loro ardire, dall'altro la Chiesa Cattolica sta gettando sull'intero corpo sociale le sue paure e le sue angosce di dominio. La peste non ha risparmiato i suoi pseudo-santuomini, non ha favorito il suo potere coercitivo. Il dubbio è che Dio volesse punire anche lei? Quale atrocità! Ecco dunque la magia nera del passavanti, soccorrerla e gettare le basi per espandere all'intero corpo sociale le sue paure e i suoi terrori. Chi non obbediva ai suoi insegnamenti aveva certamente stretto un patto col demonio, andava bruciato nel fuoco perenne. Tanto più forte la Chiesa Cattolica serrerà la mano, tanti più uomini liberi gli sfuggiranno.
In questo secolo i traffici commerciali, la peste, i movimenti del libero pensiero, le eresie e le feroci persecuzioni stanno segnando un'indipendenza di pensiero e di autodeterminazione di cui si era persa la memoria. Gli stregoni erano riusciti a calare libertà fra gli esseri umani, la libertà del fare per la costruzione del loro potere di essere. Ma non è solo Passavanti o il macellaio Bernard Guy a soccorrere la Chiesa Cattolica, ci penserà anche il filosofo di questo secolo, che pur con tutte le contraddizioni in quanto seguace francescano, aiuterà la Chiesa Cattolica contro il divenire umano, ma anche egli aiuterà nello sviluppo delle contraddizioni. Anche egli non sarà immune dalle persecuzioni. Allora, io adesso dovrei avere il filosofo, che è Guglielmo Docca, però siccome sono stato abbastanza lungo nella lettura, voglio sintetizzare un pochino l'insegnamento di quello che abbiamo letto finora. E la stregoneria è l'arte della velocità del mutamento, è l'arte di afferrare quanto si presenta. Se si presenta nel corso dell'attività di una persona qualcosa di nuovo, una persona che pratica stregoneria, che pratica il crogiolo dello stregone, come vi abbiamo spiegato, è in grado di essere veloce, afferrare il nuovo che arriva e usarlo per sviluppare il proprio divenire. Questo è il senso di quello che oggi vi abbiamo detto. Bene, io chiuderei qui per il momento, al limite lo leggerò dopo il filosofo Guglielmo Dockham. Intanto magari cominciamo dalla via delle telefonate dopo che Francesco ha detto qualcosa. No, beh, comunque possiamo già partire con le telefonate adesso. Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Ma io vorrei integrare alcune cose che ha detto Claudio circa relative alle malattie e alle epidemie. Una cosa che è significativa per quanto riguarda il discorso delle malattie è la stranezza. Nell'antico impero romano, pur avendo raggiunto un'espansione gigantesca, pur essendo i collegamenti facili, non ci furono grandi epidemie come nel periodo cristiano, tenendo conto che ad esempio nel periodo cristiano ci furono delle guerre, ci furono degli scontri, delle separazioni anche territoriali molto forti. Cioè, dal punto di vista, diciamo, significativo, può sembrare strano come in una situazione, diciamo, più primitiva, in cui uno Stato si espande così forte, diventa un impero, raccoglie tutto l'Occidente, raccoglie anche l'Africa, tutto il Mediterraneo, non ci sono grandi epidemie. Con l'avvento del monoteismo, cioè di un unico Dio, di un'unica religione, di un'unica visione del mondo, cominciano a svilupparsi le cosiddette epidemie, cioè quasi a significare che il ricondurre tutte le persone a un'unica visione del mondo, a un'unica visione religiosa, permettesse a delle epidemie di potersi diffondere. Cioè noi non abbiamo, nel caso dell'antico paganesimo, dell'antica Roma, malattie così forti che prendessero la popolazione a migliaia, che prendessero delle altissime percentuali di gente ammalata. E non avevamo delle morti così collettive. Le uniche morti che potevano esistere erano delle morti dovute appunto a carestie, dovute a delle guerre. Ma non esistivano delle malattie così diffuse. E poi è significativo anche una cosa, cioè che col monoteismo si vanno a manifestare quelle malattie di tipo esterno sulla pelle, cioè si va a manifestare la peste, si va a manifestare la lepra, cioè proprio la deformazione del corpo. E questa deformazione del corpo, cioè da cosa è derivata? Dall'impostazione che dà il loro Dio, cioè il famoso discorso del corpo di Cristo rovinato, martoriato, sforacchiato, bastonato, lacero, sanguinante, è praticamente il modello su cui queste malattie vanno a diffondersi. Come sempre una dimostrazione che se una popolazione, della gente, qualcuno si richiama una divinità che mette perfetta nel corpo o che mette bella nel corpo, logicamente questa bellezza che è all'interno delle loro richieste, dei loro desideri, della loro visione del mondo, si manifesta in maniera anche benevola su di loro, cioè nel senso che loro sono più protetti da queste malattie. Il fatto stesso di avere più divinità, divinità locali, divinità che sono diverse dagli altri, gli permette di creare quasi una biologia che gli permetta di essere immuni da certe malattie. Questo nel monoteismo non avviene. Difatti nel monoteismo e con l'avvento di questo unico Dio che viene da questi bassi fondi della Palestina, probabilmente da qualche fognatura da cui si è incubato qualche nuovo virus, cominciano a diffondersi queste malattie infettive, queste malattie che prendono moltissimo, cioè che vanno a sterminare. Basta pensare poi ci sono le diffusioni delle malattie venere, cioè il monoteismo è proprio riconducibile nella sua manifestazione, diciamo, sociale, nella sua manifestazione sanitaria, perché hanno una manifestazione sanitaria, proprio quel poter permettere che moltissime malattie di qualsiasi tipo colpiscono nelle zone più disparate e colpiscono veramente in massa. Cioè già significa che proprio un unico Dio proprio permette questo, cioè permette il livellamento della vita, della biologia, e di conseguenza creando un'immagine di un Dio così negativo come l'immagine del Dio dei cristiani, cioè del Dio che sarebbe venuto su questa terra a portare la voce di Dio, tenendo conto di utilizzare un simbolo come la croce in cui c'è sempre un corpo martoriato, rovinato,
permette appunto a delle malattie di uniformarsi su quel modello, di poter intervenire e di poter appunto annientare e uccidere le persone. Cioè, e questo proprio significa chiaramente che se uno vuole acquistare un po' di sanità, diciamo, o di acquisire un attimino di tranquillità per se stesso, ha bisogno di staccarsi, di separarsi da una visione così schematica, così di morte. Cioè, il fatto stesso che i cristiani, i monoteisti vadano sempre a invocare un Dio che è morto, logicamente non può essere un bel segno per la vita. I pagani andavano sempre a cercare delle divinità che erano vive, di conseguenza cercando queste divinità che erano vive ripetevano la loro vita, cioè nel senso i loro gesti, le loro azioni, e di conseguenza questo aveva una ripercussione positiva anche sulla loro biologia. Questo proprio è significativo. Un'altra cosa che abbiamo poi sempre con il corso dell'evento del monoteismo, abbiamo che le persone che manifestano, che portano avanti queste divinità, cioè il Dio dei cristiani, hanno dei comportamenti che sono veramente indegni. Io leggevo ad esempio su un libro degli anni 70 che si chiama Sante e Streghe, era un libro fatto alla pari, cioè portava una vita di una santa e di una strega. Bene, ad esempio le sante erano famose appunto perché martoriavano il loro corpo, perché lo distruggevano, perché lo annientavano, perché lo privavano di qualsiasi piacere, lo privavano di qualsiasi cosa, cioè era una volontà di privazione, cioè nel senso una volontà di portare al minimo qualsiasi cosa, di portare al minimo qualsiasi esigenza che poi il corpo potesse avere, come fosse da annientare. Invece nelle streghe abbiamo il contrario, cioè che tutto viene fatto ad esempio per la ricerca della propria salute, della propria bellezza, della propria vita. E questo significa chiaramente che anche se noi non cerchiamo nei modelli, nelle divinità, ma li cerchiamo dei modelli nelle persone che vogliono rappresentare queste divinità, già il monoteismo, offrendoci dei modelli di santi che vanno ad annientare il loro corpo, offre sempre dal punto di vista psichico una via di accesso alla malattia e alla deformazione della vita. Cioè, di conseguenza, se anche noi non vogliamo credere al Dio dei monoteisti, dobbiamo credere alla nocività delle immagini dei loro rappresentanti. Cioè, il fatto stesso che, ad esempio, il discorso che hanno posto i cristiani sul discorso del sesso, cioè, è significativo, perché viene a creare tutta una serie di perturbazioni, non solo a livello diciamo singolare, ma anche a livello personale, anche a livello di leggi. Se noi prendiamo una cosa molto semplice, cioè l'argomento di attualità, quest'estate noi abbiamo avuto proprio questo giorno, ad esempio, un prete che uccide un'estra comunitaria che è immigrata in questo paese. La uccide perché questo qua dice che minaccia di andare a raccontare che hanno una relazione, che hanno dei rapporti sessuali fra di loro. Questo qui, preso dalla follia, va a uccidere questa persona. Cioè, io chiedo, pur essendo una parte di questa religione monoteista che è assurda, arriva il punto di difendere la cosiddetta castità uccidendo una persona. Cioè, è da trovare una cosa criminale. Ma io ho voluto evitare di fare la segna stampa oggi, sì, no, Francesco. È troppo una cosa incredibile. Sì, sì. Noi, ad esempio, abbiamo il caso, ad esempio, che è sulla prima pagina dei giornali, certo, in cui i carabinieri, in provincia di Salerno, in cui ci sono motivi di ordine pubblico di una certa gravità, vanno a fare degli appostamenti per arrestare due persone con l'accusa di incesto, quando sono appunto la nuora e il suocero. Cioè, adesso mi sembra veramente incredibile che quando noi abbiamo dei problemi di ordine pubblico in quelle regioni, in cui ad esempio viene mandato l'esercito perché dice la popolazione deve vivere tranquilla, i carabinieri vanno a fare appostamenti, qua addirittura il giornale riporta la voce, i carabinieri hanno sequestrato il lenzuolo alla ricerca di sperma per documentare la loro accusa. Cioè, adesso la trovo una cosa incredibile. Vabbè, insomma, il ridicolo è sempre... Basta pensare a un'altra cosa, quest'estate, ad esempio, le azioni che sono state commesse dalle forze dell'ordine contro i nudisti, cioè quando si parlava di violenza, di furti, di rapine, ci sono state delle azioni fatte addirittura con elicotteri, navi, sbarchi vari per andare a denunciare alcuni nudisti. Cioè, questa è una manifestazione assurda nel campo sociale di un principio religioso incredibile, insomma. Io ho voluto oggi lasciare un po' la rassegna stampa, sì, no? Perché voglio lasciare sbollire il discorso della Teresa di Calcutta, che sai che io ce l'ho a sangue, sì, no? Ma giustamente. Anche perché quello che si tace da Teresa di Calcutta è stata la feroce campagna che ha fatto contro la politica di controllo delle nascite fatta dal governo indiano, che è l'unica cosa che ha portato alla nascita di 110 milioni in meno degli indiani, 120 milioni, insomma, che ha contenuto il disastro che stava avvenendo. Basta pensare a quel criminale amico di Teresa di Calcutta, il Papa, che va a dire ai cattolici infatti, che devono vendere i preservativi. Cioè. Poi avevo altri ritagli, no? Ritagli, sì, no, ma tipo questo rissa tra albanesi che puntano il coltello ai musulmani perché si convertano.
E poi c'è la questione del catechismo, insomma. Sì. Non so se hai notato il catechismo nuovo, sì, beh, che è venuto fuori, dove dico, sai, non sempre oggi come oggi c'è motivo per ammassare la gente, però sì, sì, una volta che avevamo ammassato c'era un motivo. Se si presenterà l'occasione potremmo anche farlo. Sì, ma infatti. Cioè, nel senso di dire, per il momento non è opportuno, quando sarà più opportuno non si potrà ripristinare. Che poi non è una questione di legittima difesa dell'individuo, no? È dell'azione del più forte contro il più debole, certo. Cioè è traduzione pratica dei 10 comandamenti in sostanza. Sì, perché sono le massime espressioni di attività criminale. Vabbè, visto che non arriva nessuno, Francesco, gli diamo anche sì, il filosofo di questo secolo. Beh, io ricordo sempre che chi vuole intervenire può chiamare lo 049, il numero telefonico a 700-700. Gli diamo anche il dottor Invincibilis. Guglielmo d'Occam, detto dottor Invincibilis per la sua arte logico-oratoria. Beh, date le premesse, la finale è una e una sola, non ci si scappa. Fu un francescano e studiò ed insegnò ad Oxford. Per alcune teorie fu sospettato, per alcune teorie sospette fu invitato a comparire nel 1324 davanti alla corte papale di Avignon. In seguito fu trascinato nella controversia teologica nell'ambito del francescanesimo sulla povertà di Cristo. La controversia, vediamo un attimo, vediamo le telefonate, va, eventualmente sì, lo leggeremo. Da quel punto di vista. Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Volevo farvi una domanda a proposito di una cosa che. Scusa. No, tranquillo, è tranquillo, adesso posso. A proposito di una cosa che sento dire spesso anche quando magari sento alcuni sacerdoti che parlano a Radio Maria, no? A proposito. E non so, di quello che è stato detto, insegnato, scritto dai padri della Chiesa, no? Che spesso dicono che oggi, no, ragionando con la mentalità di oggi, no? Rispetto, non so, a quella che era la mentalità di una volta, ci si accorge, sembra quasi, no? di contraddizioni e di cose, insomma, che non hanno neppure più motivo di esistere rispetto a quello che era l'insegnamento dei dottori della Chiesa di una volta, no? Anzi, addirittura sembrano delle cose aberranti. Mentre dice, erano cose che a quel tempo erano normalissime, cioè per la mentalità di quel tempo, e quindi l'insegnamento di questi padri della Chiesa era, secondo loro, valido, perché rispecchiava e andava d'accordo un po' con la mentalità del tempo. Cose che a me mi fanno, insomma, incazzare, per dire, no? Fanno arrabbiare, cioè giustificare delle cose che oggi, insomma, col senno di poi, che noi, insomma, andiamo a leggere, andiamo a cercare di capire, no, quali erano i fondamenti degli insegnamenti dei padri della Chiesa, e ci accorgiamo, insomma, delle brutalità di quegli insegnamenti, perché sono addirittura, insomma, contro anche, io credo, il minimo della saggezza di una persona. Ecco, e si sentono invece adesso, così almeno da parte del clero, giustificare queste cose dicendo che andavano bene, però, perché la mentalità di quei tempi era così. Io vorrei da voi un pensiero, cosa ne pensate di fronte a queste cose? Perché io dico, se l'insegnamento dei padri della Chiesa di una volta, no, sì, era valido, e vabbè, allora dico, la saggezza di adesso sarebbe quella di dire, chiudiamo i libri o buttiamoli via, o tutti quegli insegnamenti che sono stati dati o sono stati così costruiti dai padri della Chiesa, buttiamoli via perché non servono. Invece la contraddizione è questa, che non si butta via niente, anzi, e io credo che tre quarti della morale della teologia cattolica stia ancora in piedi perché, insomma, ci sono stati questi padri della Chiesa. Allora, sono in contraddizione, io sono in contraddizione. Ti rispondo per radio. È un po' anche ipocrita questi che dicono queste cose. È peggio. Ciao, ti saluto. Ciao, ciao Marco. Ciao. Allora, rispondiamo per radio a Marco su questa affermazione che ha fatto. Allora, qual è il problema reale? È che la Chiesa non è che è cambiata perché ha pensato di cambiare. La Chiesa ha dovuto adattarsi a tutte le rivendicazioni sociali, etiche e morali che venivano dal basso e che chiedevano nei suoi confronti libertà. Per cui la Chiesa ha dovuto, per forza di cose, cambiare il suo atteggiamento, altrimenti sarebbe stata, fra virgolette, messa al rogo. Questo è il punto fondamentale. Quello che noi dividiamo invece, e cerchiamo di dividere, ed è la mentalità delle persone che pensano, che agiscono nel loro tempo perché sono diventati in quel modo,
da quelli che sono i dogmi del Dio assoluto, la parola del Dio irremovibile, del Dio che è anche lui Dio. Cioè queste due cose noi le distinguiamo. Perché? Perché se San Tommaso d'Aquino dice delle cose, le cose che dice io vado a verificare sono delle grandissime stupidaggini, l'ha detto Tommaso d'Aquino che è un uomo, non ha preteso di essere luce da luce, Dio da Dio e qualcos'altro del genere, per cui le sue cose le posso sconfiggere in quanto uomo. Mentre invece quello che è la parola di Dio va a formare, e trasformandosi anche di volta in volta, va a formare quelli che sono i dogmi, quelli che sono la struttura di pensiero. Voi avete mai pensato, quando voi pensate di dire a una persona, quella persona è cattiva, e voi non fate altro che riprodurre gli insegnamenti del Gesù di Nazareth, non è una cosa naturale. Cioè, quando Gesù viene a dire, è quello che esce dall'uomo che danneggia l'uomo, non quello che entra nell'uomo, è l'insegnamento che lui tira fuori è che l'uomo è cattivo in sé, cioè che la persona è malvagia in sé, non per adattamenti alle condizioni che ha incontrato. Per cui quello che a noi ci fa orrore non è tanto l'uomo che dice delle cose perché vuole dominare, perché vuole comandare, cioè, ci fa orrore la parola di Dio fatta a Dio che deve essere la parola di Dio. Infatti se voi notate a questa radio, le avversioni più grosse non ci sono state sulle idee, nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare il nostro pensiero dall'altra parte, ma si sono invece inveiti contro le soluzioni che noi diamo, contro il pensiero che noi facciamo guardando quelli che sono gli insegnamenti. Quelli che tu dici tu, Marco, che la Chiesa li prende e li nasconde e non li condanna del tutto, è perché gli vengono bene, cioè gli fanno comodo. Io ho partecipato a un congresso dove addirittura uno è venuto fuori, un teologo è venuto fuori, con delle affermazioni fatte nel 230 in un concilio in cui si decidevano le varie nature del Cristo, proprio per riuscire a ribattere quelle che erano le osservazioni scientifiche fatte al giorno d'oggi. Per cui, guarda, è una cosa impressionante, tutto serve per mettere in ginocchio le persone. No, c'è un discorso da fare, che su questo discorso di dire appartiene alla mentalità del tempo, la Chiesa gioca sporca, cioè nel senso che fa un lavoro abbastanza subdolo e abbastanza furbo, dice questo comportamento appartiene alla mentalità del tempo, di conseguenza in quel tempo non era possibile un comportamento diverso, perché prende l'unico comportamento suo come l'unico possibile, cioè dice quelli degli altri non esistono, nel senso, vedo di spiegarmi. Per un prete essere stato criminale adesso, essere criminale 2000 anni fa o 500 anni fa, è connaturale alla sua religione. Di conseguenza non ha questi problemi. Di conseguenza l'unico comportamento che può essere è un comportamento da inquisizione. Per la stregoneria questo problema non sussiste, in quanto gli stregoni hanno sempre avuto un concetto di libertà e di conseguenza di riconoscere alle persone questa libertà. E gli stregoni non hanno mai agito per imporre un certo ordine o una certa visione al mondo alle persone di cui non facevano parte. Cioè l'azione, ad esempio, di un prete cristiano dell'inquisizione cristiana è sempre per imporre agli altri una visione del mondo. Di conseguenza, secondo loro, essendo la visione del mondo migliore, in quel momento quel comportamento andava giustificato. E per noi pagani non è così, cioè il nostro comportamento è ben diverso, perché il nostro modo di agire è sempre riferito a dei modelli. Questi modelli vanno bene 2000 anni fa, 3000 anni fa, 50.000 anni fa, cioè nel senso che per noi non esiste un comportamento relativo al tempo. Esiste un modello e questo modello può essere applicato sempre. Di conseguenza, per i cristiani possono dire nel periodo dell'Inquisizione non ci poteva essere libertà ed era giusto inquisire, perché stabiliscono che il loro comportamento era l'unico comportamento ammissibile. Per noi, che il nostro comportamento è un comportamento di libertà, è un comportamento personale, individuale, non è ammissibile una cosa del genere. Loro logicamente...